Il trofeo delle stelle europee passa alla fase successiva con la terza partita del gironi e ci avviciniamo al traguardo. Sì, da qui usciranno le quattro semifinaliste. Gli allenatori avranno sicuramente studiato tutte le mosse necessarie, per cui mi aspetto un incontro tattico ed emozionante. Ecco la formazione iniziale. A una prima occhiata mi pare. Gran tiro, tiro e respiro. Portiere controlla la conclusione senza difficoltà. Spazio per andare, potrebbe crossare, cross raccolto facilmente dal difensore, si ripartirà con il corner, miracolo del portiere su questa deviazione di testa, l'attaccante ha colpito a botta sicura, prodigioso il riflesso dell'estremo difensore, mamma mia, calcio d'angolo, respinge il pallone di pugno. Occhio al tiro, tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. E anch'io sarei molto arrabbiato, abbastanza comprensibile. Almici. Arbitro che fischia il fallo. Almici. C'è spazio per andare. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Palla schizza via dopo il contrasto. Interviene con decisione, spedendo il pallone in out. Thomas. Ci sono metri a disposizione. Ruba bene il pallone sulla fascia. Moro. Occhio alla botta. Palla sul palo e poi in gol. Palla che è carambolata sul palo prima di finire in rete. Colpo da bigliato dell'attaccante con palla in buca d'angolo. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Thomas.
Occhio, cerca l'area di rigore. E possono ripartire. Arini. Renzetti. Buono l'1-2. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Arini. Almici. Guadagna metri verso l'area. Renzetti. Va con il possesso palla. Palla che scivola a fondo campo. Prontissima qui intanto la regia che ci mostra nuovamente il gol del vantaggio. Thomas. Recupera il pallone con un intervento facile. Renzetti. Fuori, sarà fallo laterale. Arini. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. La dà indietro al compagno. Thomas. Buono il recupero, possono ricominciare. Quarto uomo, esibisce la lavagna, 3 minuti di recupero. Puntuale qui il difensore nel recupero. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. Siamo nel secondo tempo di questa terza e ultima partita della fase a gironi del trofeo delle stelle europee. E le squadre sembrano rientrate con aria determinata. Occhio al suo movimento. È stato fermato dal difensore. Renzetti. Palla in out, sarà corner. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Occhio al corner, azione sfumata, senza problemi. Guadagna metri. Prova dalla distanza. Palla fuori di poco, poteva essere il gol del pari. Non si può rimproverare nulla qui all'attaccante. Ci ha provato, per poco non faceva secco il portiere. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Si avvicina all'area. Crossa verso il centro. Palla che attraversa tutta l'area senza che nessuno possa intervenire. Comoda uscita del portiere. È appena arrivata l'ufficialità, Lukaku è passato al Manchester United, dall'Everton. È sicuramente un buon giocatore. Può far male da lì. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Il difensore sembrava esserci comunque. C'è la sostituzione per dare energie e forze fresche in questa gara.
Renzetti. C'è spazio per andare. Palla che termina in out, dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. L'allenatore non vuole cali di tensione, allora ecco questo cambio per mantenere il vantaggio. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Croce. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Guadagna metri verso l'area. Cross in mezzo. Ha dimostrato i suoi limiti nel gioco aereo, almeno in questa occasione. Deve averla colpita male, credo. Non si spiega altrimenti come la palla abbia preso una traiettoria strana e sia terminata largamente sul fondo. Palla larga. Occhio al traversone. Prova ad andare. Ci sono ancora 8 minuti da giocare. Occhio a questo lancio. Occhio al suo movimento. L'arbitro ha fermato tutto per questo fuorigioco, questione di centimetri, ma mi sembra che fosse effettivamente al di là dell'ultimo difensore, non avrebbe comunque potuto fare molto da lì. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Occhio, cerca l'area di rigore. Prova ad andare, tutto fermo, si era liberato bene, ma sale alta la bandierina del guardalinee. Ha fermato un'azione spettacolare. L'appoggio di testa al compagno. Ancora 3 minuti da giocare. Il tutto per tutto, sale addirittura il portiere in area a saltare. Cross ben intercettato, prova a far partire il tiro. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Intervento efficace, prova da fuori. Ha avuto il pallone giusto e finisce così col triplice fischio arbitrale. Oggi è stata... Siamo alle semifinali, Stefano, il trofeo delle stelle europee sta davvero entrando nel vivo. Non che le fasi a gironi siano state deludenti, anzi, ma dalle semifinali in poi le squadre sanno di non poter più commettere errori. Vedremo chi riuscirà a farcela. Nel corso della sua storia Anfield ha ospitato diverse gare fra nazionali. La prima fu Inghilterra e Irlanda del Nord 6-1 nel marzo del 1889. Il più recente match internazionale disputato ad Anfield è stato Inghilterra-Uruguay del 1 marzo 2006. Qui nel 1996 arriva l'intervento del direttore di gara.
Partita appena iniziata, intervento scomposto, non ci sono dubbi, ammonizione. L'arbitro ha valutato attentamente questa azione, poteva essere rosso Pierluigi. Prova la botta. Ha trovato la botta dalla distanza, pallone che non è uscito di molto come ci racconta il replay. Tentativo coraggioso, solo leggermente impreciso. Rimessa con le mani, decisiva la deviazione. C'è il tocco sulla fascia. Cross basso e teso. Buono il lancio, smarcante. Difesa un po' in difficoltà qui, non riesce a spazzare. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Hanno provato a sfondare per vie centrali, ma sono stati fermati. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Con questa palla punta alla porta. Prova la botta. Pallone che è terminato di poco sul fondo su questa bella iniziativa dell'attaccante. Si era involato verso la porta, palla al piede. Ha mancato il bersaglio per una questione di centimetri. Si avvicina all'area, offside che ci sta tutto, doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Stefano, ti chiedo un giudizio su quanto si è visto finora in questo trofeo delle stelle europee. Direi che abbiamo assistito a incontri interessanti per Luigi, in particolare sono rimasto favorevolmente colpito dalle due squadre in campo oggi, direi che hanno raggiunto con pieno merito la sera. Senza problemi qui il portiere. Si riprenderà con la rimessa laterale. Renzetti. Punta l'area. Supera facilmente il difensore. La toccata per ultima il difensore e dunque calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Non è finita, palla ancora pericolosa. Manovra interrotta dagli avversari. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Arini può correre lungo la fascia, c'è campo per la ripartenza. La mette in mezzo con questo pallone. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Palla vagante adesso. Moro. Occhio alla ripartenza. La mette dentro forte rasoterra. Arini. Hanno spazio per andare in contropiede. Cerca la rete. Grande intervento del portiere. Buono il dai e vai. Buona la chiusura. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. C'è spazio per andare. Guadagna metri. La respinta di pugno. Cerca addirittura la porta. Ha cercato la rete dalla distanza, ma insomma, qualcosa non ha funzionato. Ma magari ha preso una zolla, o forse la palla gli è rimbalzata male, non ho capito. Fatto sta che ha mancato il bersaglio di parecchio. Saranno due i minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo.
Ottima lettura, recuperano il pallone. Semifinale che ci ha regalato fin qui molte emozioni e che promette di essere ancora più avvincente. Inizia la ripresa della semifinale del Trofeo delle Stelle Europee. Solo 45 minuti ci separano dalla finale. Moro. Occhio al suo movimento. Allontana di pugno il portiere. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. Secondo quanto riportato sui giornali, il giocatore sarebbe corteggiato da diverse squadre. La società si starà fregando le mani pensando a quanto potrebbe incassare da una sua possibile cessione, ammesso che decida di farlo partire. Si ripartirà con una rimessa laterale. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Renzetti, guadagna metri, provato il tacco, non va. Renzetti, sventa qui la minaccia. Guadagname con questa palla e punta la porta. Ruba bene il pallone sulla fascia. Moro. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Arbitro che assegna il calcio di punizione. Sostituzione in arrivo. Difesa alla meglio e allontana il pallone. Viene pressato. Renzetti. Si avvicina all'area. Salta l'uomo, attenzione. Pericolo, palla in gioco e c'è il tiro. A un passo dal gol del vantaggio. Bisogna essere cattivi sotto porta. Sì, ci sarà un cambio. Ci sono palla interessante nello spazio. È tutto solo. Ha avuto il pallone per sbloccarla, ma l'ha sprecato malamente. Era più facile fare gol che sbagliare da quella posizione. Davvero un errore imperdonabile. Ancora un quarto d'ora da giocare. Di testa concede la touche. Provano la mossa di un attaccante fresco, riposato, pieno di energia per sbloccare il risultato. E che potrebbe dare una scossa alla partita. È stato fermato dal difensore. Buon pallone filtrante. Può far male da lì. Mokulu! Partita che sembrava destinata allo 0-0 e invece il gol è arrivato. Mi aspetto una partita diversa ora, giocata più a viso aperto, quantomeno dalla formazione in svantaggio. Si potrebbero aprire spazi invitanti per gli avversari in contropiede. Portiere decisamente fuori posizione in questa circostanza. Grandi responsabilità su questo gol. E sono d'accordo, Pier. Si è concesso una gita fuori porta, un picnic costata cara alla sua squadra. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Siamo entrati negli ultimi 8 minuti di gara. Canini. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Minuto 85, stanno amministrando il vantaggio, ma ovviamente la partita è ancora aperta. Canini. In
interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Occhio al suo movimento. Cross in mezzo, brutto cross. Grande intervento del portiere. Giocatore che abbandona il campo e possiamo ascoltare gli applausi dei tifosi. Buona partita. Buona, buona. La sua prestazione è stata buona, una dei migliori anche oggi. Sale addirittura il portiere per sfruttare questo corner. Corner battuto in mezzo. Non si arrendono, vogliono almeno il pari. Può essere uno degli ultimi assalti del match. Tocco dentro. Difesa in difficoltà su questo cross, palla ancora viva. Occhio al pressing. Occhio al pallone filtrante. Buona l'uscita del portiere. Si è fatto sorprendere, non si aspettava questa uscita. E l'arbitro fischia alla fine dell'incontro, 1-0. Il trofeo delle stelle europee è pronto per offrirci la sua gara finale. Che partita ti aspetti, Stefano? Mi aspetto una partita tirata, Pierre. Il livello di questo torneo di preparazioni è stato davvero molto buono. Sono sicuro che anche oggi assisteremo a un grande spettacolo. Thank you, ci sono pochi stadi al mondo capaci di restituire le emozioni di Old Trafford, da cui sono passati uomini che hanno lasciato il segno nella storia di questo sport. E poi un certo Alex Ferguson, ne vogliamo parlare, Stefano? Credo sia stato uno degli allenatori più influenti nel calcio moderno. Non è un caso se dopo aver lasciato la panchina dello United c'è spazio davanti a sé. Vediamo, e c'è la conclusione. Ha fallito un'occasione clamorosa per segnare, tirando addosso al portiere. Conclusione centrale, nemmeno troppo violenta, e il portiere ha bloccato senza problemi. Almici. C'è spazio per andare. Intervento comodo della difesa. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Piccolo, sicuro l'intervento del portiere. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Croce. Smith. Si avvicina all'area. Palla vagante adesso. Renzetti. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Il trofeo delle stelle europee volge al termine, resta solo da stabilire quale di queste due squadre si porterà a casa la Coppa e il ricco montepremi. Penso che sia stata una buona competizione, ha permesso alle formazioni scese in campo di affinare le tattiche di gioco in vista dei primi impegni ufficiali. Ora però ha sui piedi il pallone del vantaggio. Conclusione debole, nessun problema per il portiere. Almici. Piccolo.
Ci sono metri a disposizione. Hanno spezzato bene la trama qui. C'è stata una deviazione, sarà rimessa con le mani. Ward. Guadagna metri verso l'area. Occhio che guadagna metri. La mette in mezzo. Occhio, cerca l'area di rigore. Può colpire da lì. Il portiere dice di no. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Pallone in mezzo, prova la botta. Palla battuta verso il limite dell'area. Ci sono metri per andare. Buona la chiusura. Ci saranno da recuperare due minuti. Almici. Arini. Il trofeo delle stelle europee è ancora incertissimo quando mancano appena 45 minuti alla conclusione della finale. Questo torneo prestagione, così interessante, ci ha offerto un ottimo spettacolo. Le due squadre in campo. Inizia dunque il secondo tempo della finale del trofeo delle stelle europee. E vediamo chi riuscirà ad imporsi. Punta l'area. Può portarsi in vantaggio. Poteva aprire le marcature qui, ma ha graziato il portiere. Non è stata una conclusione all'altezza. Poteva fare decisamente meglio in questa circostanza. Smith. Va da indietro al compagno. Vediamo che decisione prende l'arbitro. Controlla male il pallone e finisce per perderlo. Ottimo intervento difensivo. Almici. Ward. Occhio al suo movimento. Pallone profondo, pericoloso. Grandi riflessi, blocca il pallone stavolta. Efficace qui l'intervento del portiere, bravo. Resta dunque sullo 0-0. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. C'è spazio per andare. Croce. Prova. Palla che finisce larga. Ha trovato la palla sul suo piede non naturale, Pier. C'è aria di cambio. Si avvicina all'area. Ward. Ottima lettura, recuperano il pallone. Ci sono metri a disposizione. Buon pallone filtrante. Sembrava l'occasione giusta per trovare il vantaggio. Sostituzione in vista, Pier.
Occasione d'oro. Partita che sembrava destinata allo 0-0, invece il gol è arrivato. Mi aspetto una partita diversa ora, giocata più a viso aperto, quantomeno dalla formazione in svantaggio. Si potrebbero aprire spazi invitanti per gli avversari in contropiede. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Guadagna metri verso l'area. Occhio a questo lancio. Si riprenderà con un fallo laterale. Salviato. Renzetti. Il tocco dentro. Attenzione perché c'è una nuova possibilità. Con questa palla e punta la porta. Prova a far partire il tiro. Che parata qui! Un intervento davvero pregevole. Ha evitato un gol sicuro. Devono assolutamente riorganizzarsi, hanno bisogno di energie anche. E c'è la conclusione. Il portiere in presa sicura. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. A metri per correre. Può andare. La mette in mezzo con questo pallone. Difesa in difficoltà su questo cross. Palla ancora viva. Cerca la rete. Tiro murato. Intercetta il pallone con un intervento provvidenziale. Apre bene di testa. Occhio al pallone filtrante. Paragna metri. Attenzione, occasione. Era una buona occasione. Se l'è divorata calciando malamente sul fondo. Ha scelto di piazzarla con l'interno piede da posizione invitante. Sì, però ne è uscita fuori una conclusione da dimenticare. È il momento decisivo della gara. Siamo nel finale. Tutto può ancora succedere. Occhio al suo movimento. Si affidano a una fitta ragnatela di passaggi per togliere ritmo agli avversari. Bisogna anche saper gestire il possesso palla e loro stanno dimostrando di farlo molto bene. Smith. Grande tempismo in questo anticipo. Quando scende in campo. Quando scendi in campo lo fai sempre per vincere e questo è ciò che è avvenuto. Si può... When it's just you, well, times can be tough.